Beh, è bello che dopo 37 anni dalla tragedia di Zolder esca un libro su Gilles Villeneuve e si riempia la sala dell'Automobile Club. Addirittura 300 persone, la coda fuori, la coda per comprare le ultime copie del libro. Beh, un evento incredibile che dimostra come i miti sopravvivano al tempo. Del resto Villeneuve è stato qualcosa di sensazionale, qualcosa che è andato ben oltre la Formula 1, se solo pensiamo all'emozione che provocò la sua scomparsa. Un pilota strepitoso, una velocità esagerata, un controllo di guida impareggiabile, una testa che era proiettata verso altri orizzonti. I piloti di oggi sono tutti programmati per vincere i Gran Premi, per vincere i mondiali, per diventare ricchi, per diventare famosi, per avere la bella moglie, l'aereo privato, lo yacht, eccetera, secondo una catena di eventi e di cose che conosciamo perché è scontata. Villeneuve era l'antitesi di tutto. Villeneuve era l'elicotterista che inseguiva la macchina di Jody Scheckter in autostrada, no? Seguendo i cartelli stradali perché non aveva una grande conoscenza delle tecniche cartografiche. Era il pilota che la prima volta che corre con un motoscafo, col motoscafo di Carlo Abate a Villa d'Este, vince. Era il pilota che suonava il piano, suonava la tromba, faceva tante cose, ed era il pilota legato al momento. Non ho mai visto un atleta legato all'attimo come lui. Sono tutti programmati a lunghe scadenze, come dicevamo prima, per vincere il mondiale. Villeneuve voleva fare la staccata più forte prima della parabolica, voleva essere quello che passava in pieno alla seconda di Lesmo, a Signe e se possibile anche alla Tarzan. Ecco, viveva di questi episodi singoli di coraggio che, messi insieme, talvolta creavano la vittoria. Difficilmente avrebbero costruito un'ipotesi di titolo mondiale, però non conta niente. Dopo 37 anni siamo ancora qua a parlare di lui, a divertirci, a ricordarci delle emozioni che nessun altro più ci ha dato.